Buonasera amici di assistsportivo.com, siamo qui col presidente Rosario Saracino, presidente dell'Olimpica Cerignola. Presidente, nuova stagione, nuovi volti che si affacciano in questa squadra. Sì, sì, stiamo finendo di allestire il roster, non è ancora completo perché il nostro campionato inizia un po' più tardi quest'anno, inizia il 12 di ottobre, però stessa grinta, stesse motivazioni, ecco. siamo pronti. Siamo già pronti al campionato, insomma. Ecco Presidente, già la data che è stata posticipata da parte della FIP comunque gli ha permesso di mettere anche colpi a segno come Michele Castoro, partecipazione in B2, anche l'americano Spud che voi avete dato la notizia, e anche qualche giovane interessante come Andrea Colapietro. Sì, questo è un campionato strano quest'anno, doveva essere un campionato, come dire, assestamento per tutte le squadre. Poi tutti hanno costruito roster importanti, come giusto che sia, e a noi stanno un po' attenti all'economia della società e della squadra, insomma abbiamo cercato di allestire un roster all'altezza. È comunque un roster che non ci costa moltissimo, per fortuna siamo riusciti, utilizzando anche il ritardo, perché poi alla fine si cerca di cogliere le occasioni a fine stagione, magari qualche giocatore che non ha trovato una collocazione ideale, allora noi siamo stati pronti a capire l'occasione. Michele Castore è uno di questi, insomma siamo riusciti con un po' di lavoro a portarlo a Cerignola, che insomma per gli appassionati di pallacanestro è una buona cosa, perché Michele è un grande giocatore ed è un lusso per noi, però insomma ci ha dato una mano anche Antonio, il nostro allenatore, lo ha già allenato in passato, quindi lo conosce bene, ci ha spinti a prendere Michele Castoro, insomma, e noi l'abbiamo accontentato. Però ripeto, dobbiamo ancora concludere, mancano ancora un paio di pedine per essere veramente competitivi, perché i campionati poi, come è sempre successo negli ultimi anni, le regole le hanno sempre cambiate in corso di stagione. E se anche quest'anno sarà così, vogliamo farci trovare pronti. Ecco, come quest'anno in Serie C regionale ci sono, lei ha perso un confronto, diciamo, un ritorno all'antica, perché lei ha perso il capitano l'anno scorso, Pedro Rubira, miglior marcatore della sua squadra, che andrà a Manfredonia. Come si sente a riaffrontarlo da avversario? Pedro rimane un grande giocatore. Quando un buon giocatore ha delle offerte già a giugno, luglio, e fa bene a prenderle, perché poi le situazioni economiche delle società si evolvono settimana dopo settimana, e quando insomma le prospettive non erano proprio del tutto rose per noi, allora abbiamo lasciato liberi tutti i giocatori. Noi avevamo, insomma, buoni giocatori l'anno scorso, Pedro era la punta di diamante, è andato a Manfredonia. Secondo me, glielo dico fraternamente, sbagliando, perché poteva anche aspettare un po' e cercare anche di collocarsi in una società, in una squadra che di C1, di C nazionale, visto che la C nazionale quest'anno ha la possibilità di prendere uno straniero. Se avesse avuto un po' più di pazienza, secondo me Pedro Rubera quest'anno giocava in C1. L'ha voluto fare velocemente, avrà avuto i suoi motivi, ce lo troveremo avversario con Manfredonia, e saranno guai per noi, perché so con quanta motivazione verrà a giocare qui. Ciao Pedro. Un prodotto del vostro vivaio invece, mi ricollego, è andato a giocare in C1, cioè Giovanni Romano. Sì, Giovanni voleva fare questa esperienza in C nazionale, veniva da un gran campionato, aveva tutto il fuoco di chi ha 18-19 anni. Abbiamo cercato di trovare per lui una collocazione giusta, perché insomma le richieste per lui, che è un under che può tenere benissimo il campo in C nazionale, sono state numerose, a dire la verità. Abbiamo proposto a Cosenza, abbiamo proposto in Sardegna la squadra della Calasette, la squadra che giocava una volta Ugo Sierra, l'ha richiesto, insomma un po' di Bernalda. Alla fine insomma in qualche modo abbiamo trovato la soluzione migliore per lui, vicino casa, e è un nostro giocatore che sta facendo un'esperienza importante. Poi vediamo a fine anno quale minutaggio avrò conquistato e poi faremo le valutazioni del caso a fine anno. Facendo un'analisi nella Serie C regionale delle sue avversarie, Ruvo, Manfredonia sono le più accreditate. Quali sono le altre squadre dove lei ha un pochino, nutre non paura, timore più che altro? Le squadre ben allestite sono almeno 7. C'è Altamura, che ha fatto un'ottima squadra, giocatori che giocano insieme da tanti anni. C'è Foggia, che insomma ogni anno già ostica di per sé la squadra. Poi ha preso un play americano,
ha preso uno dei due fratelli, se non tutti e due, i Darrisi, e quindi è un'altra compagine. Larry a Bari con D'Ambroso, con Albanese, insomma è un'altra squadra da prendere con le molle, noi la incontriamo alla seconda giornata. C'è Vieste che ha due americani più un terzo straniero naturalizzato. Preso Sirena da Brindisi, insomma siamo già sei squadre, insomma ci siamo noi che tenteremo di far divertire la gente, perché poi l'obiettivo di quest'anno è creare il solito entusiasmo intorno all'Olimpica, e noi cerchiamo di mettere in campo sempre squadre di cani rognosi, diciamo così, di ragazzi che corrono, che hanno la voglia di vincere, la voglia di dimostrare. Il DNA dell'Olimpica rimarrà sempre quello, insomma, fino a quando ci saranno le possibilità per farlo, ecco, metteremo in campo sempre squadre rognose. Ecco, in conclusione, in questo anno c'è stata anche una società che comunque vi ha dato come sponsor, che è la Fairtech di Matteo Ferrari. Ecco, ci vuoi spiegare come è stato questo contatto, come ha creduto in questo progetto? Intanto, se fosse stato Matteo Ferrari avremmo avuto Matteo Ferrieri. Matteo Ferrieri è stato, diciamo, uno dei tifosi che è stato trascinato dai nostri ultra a vedere le partite. Lui ha visto qualche partita l'anno scorso, abbiamo subodorato che iniziava a chiedere un po' di informazioni. Lui è una bella azienda che, insomma, sta sul mercato con un certo successo, e, insomma, l'abbiamo avvicinato, anche perché io lo conoscevo da ragazzini, ci conoscevamo, l'abbiamo avvicinato, gli abbiamo proposto il pacchetto Olimpica, insomma, per quanto lui possa entrare nel merito del basket. Ed è così, ci ha pensato un attimo e poi ci è venuto incontro, insomma, la cosa. Lui mi diceva, ricordava sempre la partita che venne a vedere fuori casa, la prima che aveva visto, a Barletta, credo. E lui mi diceva sempre che non si aspettava una velocità di gioco così alta, sebbene fosse Serie C, ed era rimasto impressionato. Insomma, poi abbiamo colto, come dire, l'occasione, l'abbiamo tirato dentro. E la verità, non è l'unico che ci sta dando una mano, ci sono, insomma, altri piccoli imprenditori che ci stanno dando una mano, che seguono il progetto, lo apprezzano e ci garantiscono una certa stabilità economica, che, insomma, per fare poi le squadre competitive in qualche modo bisogna guardare ai propri ragazzi, ma bisogna guardare anche a fare, come dire, i migliori affari con le poche risorse che ogni anno le squadre di basket si trovano ad affrontare, salvo alcune eccezioni, insomma, che sono un po' più fortunate, hanno disponibilità economiche e possono fare le squadre a giugno, beati loro, per noi non è così. Ecco, per concludere, un augurio a tutti quanti i tifosi dell'Olimpica, che a tutti gli appassionati sportivi di basket, e soprattutto cosa promette anche sul mercato, quali colpi? Ma come dicevo prima, il DNA della nostra squadra sarà sempre quello di una squadra che combatte, perché siamo un po' tutti quelli che partecipiamo al progetto Olimpico, siamo fatti così. La determinazione è, come dire, l'elemento che ci dà la forza, ci contraddistingue, nelle difficoltà riusciamo sempre ad andare avanti. E i giocatori che scegliamo un po' sono così, un po' lo diventano, perché l'ambiente li stimola in questo senso. Quello che posso promettere, diciamo, la squadra non è ancora completa, io ho in serbo una sorpresa, diciamo così, che, come dire, a noi serve ancora un play di ruolo, perché Giovanni Romano, diciamo, appunto è andato via, abbiamo entrato con la Pietro che è un ottimo ragazzo, l'abbiamo preso in prestito, ma ci manca ancora la ciliegina e ci stiamo lavorando, e se concretizziamo questa cosa, diciamo, Cerignola vedrà all'opera un vero campione, quindi, insomma, la promessa è questa, che a questa squadra, che già è ben costruita, insomma, dal nostro parere è già una squadra che può dire la sua in questo campionato, cercheremo di aggiungere la classica ciliegina di fine campionato, come abbiamo sempre fatto ogni anno. Vediamo, se ci va bene questo colpo, allora saremo davvero, davvero competitivi. Per il resto, la preghiera è sempre quella di seguire Olimpica, di venire a vedere le partite. Quest'anno
insomma, ci, come dire, ci sintonizziamo un po' sulle attività che fanno le altre squadre. Faremo pagare anche noi, sebbene una piccola quota, faremo una campagna abbonamenti non appena la squadra è completa, così possiamo offrire un prodotto completo al mercato della pallacanestro, che a Cerignola è sempre in piena espansione. Questo non può che fare piacere a chi fa questo sport per passione, perché ama il basket e lo fa solo perché lo ama. Bene, ringraziamo il presidente Rosario Saracino e alla prossima. Senti, e auguri anche a voi. Grazie. Per la vostra crescita. Grazie, grazie. E siamo qui con il coach Antonio Russo. Coach, seconda stagione dell'Olimpica, nuovi volti si affacciano nella sua rosa. Come si prospetta questa stagione? Appunto, come hai detto tu, ci sono nuovi volti, nuovi giocatori e purtroppo mi tocca ricominciare da capo. Cioè, il lavoro fatto l'anno scorso non ha un seguito, perché molti giocatori hanno preso altri lidi. Per me può essere anche una situazione positiva, perché giocatori che hanno trovato squadre da altre parti significa che hanno fatto bene qui a Cerignola. Niente, con questi ragazzi nuovi cerchiamo di trovare già una quadra al più presto, perché non abbiamo tanto tempo, perché il campionato è, diciamo che, alle porte, e stiamo stringendo un po' i tempi nel modo in cui per conoscersi prima e per iniziare a fare bene. Al momento l'Olimpica vanta anche presenze come Castoro, Colapietro, Castoro che comunque è un elemento della B2, un elemento di spessore. Vabbè, certo, abbiamo, il presidente ci è venuto incontro in queste richieste qua e abbiamo individuato questo ragazzo che io ho già avuto per 2 anni con me, so bene le sue caratteristiche, perciò l'ho voluto fortemente. Al di là di Castoro abbiamo anche altri elementi che sono molto interessanti, però c'è da lavorare, c'è da fare subito una quadra di squadra, nel senso che trovare subito un'amalgama e avere uno spirito combattivo, però senza avere timore di nessuno. Soprattutto in questa stagione, io ricordiamo, prima ho fatto la domanda al presidente, si affacciano squadre abbastanza affermate con roster abbastanza importanti, nonostante tutto che sia stata decisa dalla FIP la regola di non salire. Due su tutte cito Manfredonia, dell'ex capitano Pedro Rubiera, e Ruvo anche con il temibile Ugo Sierra. Sì, in effetti sono delle squadre attrezzatissime, abbiamo giocatori che conosciamo bene, sappiamo come giocano, giocatori di spessore, e si pensava che il campionato fosse sceso di livello, ma invece mi devo ricredere. Ci sono ottime squadre, però questo non fa altro che almeno personalmente stimolarmi nel giocare, nel preparare la partita, nel preparare i miei giocatori a queste belle manifestazioni. Un prodotto del vivaio che lì ha curato l'anno scorso, Giovanni Romano, è andato in Serie C nazionale, comunque un bel risultato alla fine. Sì, un risultato che, come ti dicevo prima, abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo fatto crescere questi ragazzi, gli abbiamo dato fiducia, hanno saputo ricambiare e questo è il giusto ricompenso. Mi auguro che faccia bene anche lì a San Severo, che faccia una bella esperienza e possa dimostrare il suo valore. Un'ultima domanda, una cosa simpatica. L'anno scorso Pedro Rubiera è stato il capitano, comunque ha trascinato, diciamo, nel senso l'Olimpico. Cosa si sente di dire oggi, diciamo, un domani che lo affronterete da avversario a Manfredonia? Vabbè, lui è un giocatore che, oltre ad essere bravo tecnicamente, è un giocatore che gioca col cuore, mette l'anima dentro e... Sì, sono quelle situazioni un po' particolari, però noi non andiamo lì per sfigurare, anzi avremo una motivazione in più per dimostrare che anche quest'anno siamo competitivi. Perfetto, grazie coach, alla prossima. Ok, grazie a te. Siamo qui con Michele Castoro, il nuovo acquisto dell'Olimpica Cerignola, ex B2. Allora, quali sono le tue prospettive, insomma, le tue prime emozioni, le tue prime sensazioni riguardo all'Olimpica Cerignola e i cerignolani, insomma? Beh, bellissime impressioni e devo ringraziare soprattutto il presidente Rosario Saracino che mi ha dato questa possibilità di mettermi in mostra in questo campionato, anche se C2 è comunque un campionato tosto dove ci sono giocatori di categoria e sarà un bel campionato. Cercheremo di fare la nostra bella figura e di far crescere i giovani e di allenarci giorno dopo giorno nei migliori dei modi. Cosa si aspetta il presidente Saracino da te quest'anno?
Da me io spero di insegnare quello che i giocatori in passato più esperti di me hanno insegnato. Cerco di dare motivazioni come il resto dei compagni più grandi e cercheremo di fare domenica dopo domenica dei risultati vincenti, diciamo. Quali sono le tue prospettive per quest'anno? Migliorare soprattutto e far migliorare i ragazzi e stare sempre nei piani alti della classifica. Ecco, questa è una tifoseria abbastanza calda, quella cerignolana. Bisogna accontentarla quest'anno. Cercheremo di fare il possibile. Non si può sempre vincere, altrimenti saremmo a parlare qui di un'altra categoria. Però cercheremo di dare il massimo, come abbiamo sempre fatto e come stiamo facendo giorno dopo giorno durante gli allenamenti. Qual è il rapporto che si è instaurato tra voi, tra i giocatori appunto dell'Olimpica? Si sta instaurando un bel rapporto, sono tutti ragazzi comunque dell'età media di 25-27 anni, comunque siamo ragazzi che hanno voglia di imparare, di crescere e nello stesso tempo divertirsi e se ci sono questi fattori i risultati poi si vedranno. Quindi i risultati sicuramente saranno positivi, no? Ambisce dei risultati abbastanza alti. Ce l'auguriamo. Quello che se riusciremo a seminare cercheremo poi di raccoglierlo a fine campionato, trarre le somme e speriamo che siano delle somme positive e vincenti. Allora Michele, un grande in bocca al lupo a tutta la redazione di Assi Sportiva e buona fortuna, buon campionato. Grazie, in bocca al lupo. Ricordiamo a tutti gli amici appassionati di assistsportivo.com che questa è una serie dei primi degli speciali che approfondiremo in casa appunto di tutte le squadre sia della Capitanata che sia della BAT e per un appuntamento per la prossima volta da Stefano Pepe, Palazzetto Nando di Leo.